Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Megamind. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa e prima puntata con una storia che comunque prosegue da quella che è la fine del film, e questo è un concept veramente interessante. Vediamo allora. Andiamo a centro città, dove si trova il distruttore? Scopriamolo. Attraversa la città e sconfiggi i cattivi del distruttore. Ok, siamo arrivati. Comunque, alla fine questo gioco è un simile 3D platform. Puoi utilizzare il guanto di Tesla per disattivarlo e sconfiggere i nemici. Ah, che bello! Interagisce con alcuni dispositivi elettrici e può fare scintille, signore. Ma che figata! Comunque, è sì un platform questo gioco 3D, però diciamo che è un 2.5 3D, cioè un platform 2.5 secondo me, perché alla fine è sì 3D, però alla fine sei sempre... Tesla può legare insieme i nemici e infliggere un danno più grande. Grazie. Se ci sono più cattivi abbastanza comunque... vicini, il fulmine creerà un arco fra di loro. Dio mio, è rottissimo sto guanto. Stavo dicendo, però comunque sei sempre chiuso da destra a sinistra in un ambito comunque orizzontale e non hai una totale libertà. Non ti sto dicendo che la cosa mi dispiace, anzi, comunque è fatto bene. Vediamo. Il guanto Tesla non è male, molto meglio della pistolina, assolutamente. Per interagire con un interruttore di Tesla, aspetta. Premi rapidamente il tasto interattivo fino ad attivarlo. Vabbè, in realtà io volevo prendere le sfere, non era tanto per quello. Sembra che dovrei trovare un modo per andare avanti. Ecco qua, cioè, va bene tutto Minion, però le sferette lì mi servono a me, quindi... Ecco fatto. Questa posso spostarla, non so con quale forza visto la stanza di Megaman, ma ehi! Queste si possono rompere? No, però... Mi servono le sfere, non possono cadere di sotto. Uffa. Distruggi. Distruggi, aspetta che arrivo. Come oso provare a bloccarci? Prova a schivare questo. Ma dai. I candelotti dinamite. Distruggi. Uscito direttamente da Anna e Barbera. Aspetta. Ecco, fatto che questi prima o poi, se non li prendi, scompaiono. Ed è anche un peccato, visto che ti servo per potenziarti. Tra l'altro non ho ancora capito dove io dovrei andare a schivare questo. Sai che a tirare a schiaffi comunque ce la caviamo bene. Ad andare avanti a schiaffi comunque ce la tiriamo bene. Io non ho ancora capito bene dove e come dovrei potenziare le mie armi, però magari lo scopriamo dopo questo episodio, o magari sono io che non ho fatto caso a dove o quale oggetto avrei dovuto usare per potenziarmi. Adesso, quando torniamo al covo, vediamo. Grazie. Devo scendere? Sì. Posso scendere di qua? Magari c'è... No? Magari c'era un tesoro, qualcosa di nascosto? No, no? Fai attenzione a quelle casse! Quali casse? Prendilo! Queste qua che chiaramente Eccolo! Non contengono un nemico? Distruggi! Ah, ok, posso usarlo Prendilo! Al volo. Poi tanto ste armi le posso usare all'infinito, cioè nel senso, non è che c'è un cooldown. Vabbè che era un gioco per bambini, Non è che c'è un cooldown per poterla utilizzare o simili. Comunque sei abbastanza rotto come personaggio, Non vorrei dirlo. Grazie. Ma questa a me sembra una cabina telefonica. Ah no, non è una cabina telefonica, è tipo magazzino, ok. Diciamo, mi sembrava il coso dove ti fai le fotografie. Grazie. Ecco qua. Ecco fatto, allora. Qua dentro mi sa tanto che ci potrebbe essere un qualsiasi tipo di segreto. Tipo, non lo so, nascondere uno degli oggetti, dei tesori da trovare. Allora, vediamo. Qua c'è qualcosa? Direi proprio di no. Va bene. Oh oh.
Grazie, che questi a me ci servono. La porta è stata aperta. Grazie, mio, di aver detto l'ovvio. La porta è aperta, la strada è libera. Quell'oggetto puoi spostarlo. Guarda, non so cosa farei senza di te, Minion. Ecco, che tra l'altro, scusa un secondo, non avevo neanche bisogno di spostare la cassa. Ecco fatto, grazie. Aspetta, perché chiaramente nascondevano almeno, oh, saranno anche 10 punti a sfera, però buttali via, voglio dire. Se da quello che ho capito ci serve ogni singola sfera che troviamo, uno per i trofei, ma due per potenziarci. Allora, lasciarla indietro. Come? Qua mi sa tanto che si potrebbe passare, ci sarebbe qualcosa di nascosto. Allora, dobbiamo prenderle il più possibile. Ma vedi che in teoria, forse in questo gioco puoi farmare, nel senso, basta che torni indietro nei livelli. Cattivi del distruttore in arrivo. E poi riprendi tutte le sfere che ti sei già preso, secondo me, perché i nemici te le ridanno. È Mega Mind. Prova a schivare questo. Che è successo? Devi attraversare la città e raggiungere il cantiere. È un operaio. Stai dicendo cos'è quella scimmia stradale. Gigante? Ho visto una scimmia gigante, ho detto che succede? Ti spezzo in due. Questo non mi fa salire? No, eccolo. Peccato. Stronzi. Ho sentito la parola stronzi? No, non vorrei dire. Sono abbastanza sicuro di averla sentita. Sono abbastanza davvero sicuro di aver sentito la parola stronzi. In un gioco per bambini è quello che mi sorprende. Non tanto perché qualcuno ha detto la parola stronzi. Allora, le macchine, no, non le posso distruggere, ok. Fino ad ora io non le macchine non le ho neanche toccate, perché ho detto mi il nostro eroe, guardatelo mentre distrugge la città. Queste persone le posso aiutare, dite? Cos'è sto calo di frame rate terribile? Prova a schivare questo! Cos'è sto calo di frame incredibile? Eccolo. Aiuto! È Mega Mind! Prendilo! A me fa ridere come per gli oggetti in basso lui abbassi la mano per colpire. Vabbè, è giusto, Dovrai attivare quella gru. Grazie dell'ovvio. Prova come... a saltare la batteria. Ah, ma ho preso danno dall'esplosione della macchina io. Va bene, allora, dammi un secondo, Minion. Non posso prendere quell'oggetto, va bene. C'è qualcosa che posso rompere? No? Solo le vetrate? Se inserisci la batteria nel circuito. Minion, grazie, grazie davvero. Adesso dovresti poter utilizzare l'interruttore. Ecco qua. E l'interruttore mi fa andare dove? Ah, sposta sì? La gru. Eccoci. Dottor Molar, oddio. Ed è un dentista, giustamente. Salve cittadini Metrocity. Sono il vostro nuovo eroe, colui che impedirà ai cattivi di farvi del male. Se prima non lo faccio io, ok. Mega figa, già un oro abbiamo preso. Ah, ma i cattivi del distruttore. Allora, io credo che il calo di frame rate sia dato da dagli NPC, anche se non credo fosse quello di cui avevamo bisogno. Sia dato dagli NPC, questi qua che scappano, non tanto dai nemici. Questi qua quando si scontrano fra di loro mi fanno calare il frame rate per qualche strano motivo. Forse perché si muovono, forse perché sono a schermo, boh. Non credo che il distruttore avrebbe lasciato i suoi esplosivi in giro per la città. Esatto. Uno, due. Eccolo lì, un altro. Oh, è lo stereo. Signore, quello sembra un oggetto del tuo bottino. Ma chi l'avrebbe mai detto? Potrai controllare gli oggetti del bottino quando tornerai al nascondiglio. Certo, come no.
Questa mi sembra una batteria vuota che probabilmente dovremmo riempire noi con il nostro guanto di Tesla. Allora, infilala qua dentro. Adesso dovresti poter utilizzare l'interruttore. Ah no, ok, ho visto i dentini sopra, ho pensato, ok, dovrò riempirla io con la mia massima potenza elettrica. Aia, che male. Avrei dovuto fare più attenzione. Allora, grazie. Alimentiamo il generator. Ecco fatto. Grazie. Ne manca solo uno. Di generatore o di livello o di cosa? Ecco qua. Attento alle casse di nemici. Aspetta che allora... Fai attenzione a quelle casse. Becca di questo. Eccolo. Certo che Mega Man comunque ha imparato il Kung Fu, eh? Dispetto il tuo. Sicuramente, comunque con le mani. Dovrai chiudere quel circuito per far funzionare forte gli interruttori. Ok, dobbiamo chiudere il circuito. Allora, una cosa alla volta, Minion. Prima di tutto, prendiamo tutte le sfere. Se inserisci quel fusibile nel circuito, credo che attiverà quel dispositivo. Minion, grazie davvero, io non so cosa farei senza di te. Forse se potessi ti disattiverei, giusto solo per i consigli, eh. Grazie. Allora, dobbiamo chiudere il circuito, quindi prendi batteria, sposta batteria qua in fondo. Adesso dovresti poter utilizzare l'interruttore. E carichiamo con il nostro guanto di Tesla. Davvero geniale, signore. Tra l'altro mi chiede... Ah beh no, in realtà credo che fosse obbligo che io lo prendessi. Ma stavo pensando, chissà cosa succede se non prendiamo il guanto. Penso che tu non possa avanzare neanche nella prima zona. È Mega Mind. È Mega Mind, io sono appena esploso in una nube. Mi ha cementato la faccia. Mi ha appena cementato. Ma ti pare? Allora, calmi tutti. Allora, aspetta. Ho bisogno di tutte le sfere di cui ho bisogno. Seconda cosa, non c'è modo per Mega Mind di ricaricarsi la vita? No? Qualcosa? Una qualsiasi cosa? Una barretta proteica, dei mirtilli, del cioccolato, che ne so, qualsiasi cosa. Anche una semplice croce che indica quella è una cura, andrebbe benissimo, eh. In Fallout funziona. In Fallout, sì, in Sintro funziona, voglio dire. Ecco, fatto, aspetta. Allora, io intanto continuo a dare scosse in giro perché tutte ste sfere sicuro non le lasciamo ai cattivi, visto che tanto loro uso non ne farebbero. Più che altro, che palle che ogni tanto scompaiono, che palle che ogni tanto le macchine esplodono dopo 5 minuti che sei lì. Ecco fatto. Guarda che bella pioggia. Attenzione signore, cattivi del distruttore di in arrivo. Sfere. Ti spezzo in due. Ecco fatto, là. Dobbiamo tutte sfere per me. Vediamo se 7500 ci danno qualcosa. Ne dubito, perché penso che se lo scorso obiettivo era 5000, il prossimo sarà almeno 10000. Il prossimo sarà sicuramente 10000. Allora, tutta la spazzatura. Grazie. Altro da rompere? Niente. Ecco fatto, qua. Ah ok, stavo dicendo, perché posso andare là sotto? Oh, che cavolo. La distanza e le misure. Questi sconosciuti nei videogiochi PS2 e PS3 a volte. Uno, due, ecco fatto. Non è che qua, no? Peccato. Sarebbe stata una buona area dove nascondere un altro oggetto. Questi non mollano, Giustamente penso che li paghino per questo, Minion. Come io non pago te per aiutarmi. Bip. Non cadere, signore. Non cadere da cosa? Come faccio a cadere se tanto è fermo? Cioè, non posso neanche buttarmi in sotto perché ci sono i muri invisibili che me lo impediscono. Non cadere, signore. Signore, non cada, per favore.
Mamma mia, Minion, ti si vuole bene, eh? Ti si vuole bene perché sei ti si vuole bene. Fai attenzione, non vorrai cadere. No, non vorrei, effettivamente. Allora, uno, due. Però se il gioco mi aiutasse con le distanze, sicuramente sarebbe meglio. Eccolo! Mega Mind! Oh, allora, aspetta, ecco! Che cavolo! Lo sapevo che sarebbe successo! Bloccato! C'è un modo per andare avanti, Minion? Sì, con la batteria! Forse potresti usare la gru per proseguire. Allora, allora, nel momento in cui stavo prendendo a schiaffi l'altro, che non volevo, volevo stare a distanza, ma lui era troppo vicino, sapevo già che l'altro mi avrebbe colpito. Lo sapevo benissimo. Però spero di sopravvivere. Spero di sopravvivere fino a fine livello. Attivalo. Mega Mind. Ecco. Ottimo lavoro, signore. Mega Mind. Ok, Mega Mind. Ecco. Siamo sulla gru. No, 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 non cadere nelle fessure. Comunque quella zona lì è la zona iniziale dove eravamo prima. Sta arrivando un elicottero. Molto lentamente, ma sta arrivando. Ah, guardalo, guardalo, guardalo che fa il giro. Ok. Ah, già è vero che Mega Mind può arrampicarsi. È una feature talmente... Guardalo là, l'operaio. Che sta prendendo a pugni i pezzi di ferro. Comunque no, non penso che fosse la zona dove abbiamo iniziato. Staccati, staccati. Prova a schivare questo. Prova a evitare queste scosse. Scemo. Guardalo, guardalo che si sta avvicinando l'elicottero. Però non credo sia dei nemici, credo sia tipo la municipale o giornalisti. A me fa ridere come lui guarda in basso per colpire gli oggetti che sono in basso. Cioè, è giusto, anzi è fatto benissimo. È un dettaglio talmente inutile, ma talmente preciso, che ti giuro mi fa apprezzare questo gioco tantissimo, tantissimo. Perché ci sono giochi che ad oggi magari non ti mettono neanche l'ombra giusta, e questo lui guarda giù per... Un'altra imboscata! E lui guarda giù per colpire gli oggetti che sono in... Madonna mia, che schivata! E lui guarda giù per colpire gli oggetti che sono in basso, ma ti pare? Pensi di usare quegli esplosivi per aprirti un varco? Che ne dici di darmi una cura invece? È tutto innescato? Ecco qua, allora aspetta. Prendi... Sì, con che forza riesci a spostare 200 kg di tritolo? Bel lavoro, capo! Con quale forza ce la fai? Ah, sì, sì, era ben innescato. Era ben innescato. Allora, ma sta facendo Wrecking Ball il tizio là. Attenzione, signore, cattivi del distruttore in arrivo. Prova a schivare questo. Tra poco io ci muoio qua. Se una cura Mega mai non troverà. Porca di quella miseria. Ho preso danno e morirò qui, mi sa. Allora, io intanto ci mancano solo 200 sfere. Ci mancano solo 200 sfere, ovvero 20 di queste piccole o 4 di quelle grosse. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Ce ne mancano solo 2. Ecco fatto, 10.000. Trofeo? Scopriamolo subito. Abbiamo ottenuto un trofeo? Mi sa tanto di no, mi sa che il grosso del trofeo era quello da 5.000. E infatti era dorato. Buttalo via. Nell'insieme di una collezione avere comunque più trofei dorati possibili non mi fa schifo. Ci sei quasi! Sai che pensavo sarebbe morto per il salto io? Ti giuro che nel momento in cui sono sceso ho detto adesso crepa. Ma perché magari non era scriptato che tu scendessi subito. Oh, sto guanto qui comunque terrificante, terrificante, ma nel senso buono, Ti prego, dimmi che siamo arrivati a fine livello senza morire. Comunque è tutta colpa mia, cioè non tanto dei nemici che mi hanno colpito,
ma delle macchine che mi sono fatte esplodere addosso. Quello è stato assolutamente colpa mia, ma alla prima non me l'aspettavo. Alle altre sono stato scemo io che non mi spostavo. Veramente, cioè, non... potevo benissimo spostarmi, non l'ho fatto. Ecco qui, grazie. Aiuto! Aiuto! È Megamind! Il nostro eroe che in teoria dovrebbe salvarci, ma noi abbiamo paura perché non siamo programmati per evitare che lui non ci colpisca. Help! Grazie al carretto degli hot dog. Non è che potevo uscire fuori una cura dalla, dallo dog, no? Allora, adesso questo coso esplode. Occhio! Adesso qualcuno mi colpisce. Spiezzo in due. No, vorrei colpire la macchina se possibile. Vediamo se a lui fa danno. A sto punto provo. Puff. Ok, gli ha fatto più danno. Ha fatto più danno a me che a lui. Eccolo. Ecco fatto. Allora, dove dobbiamo proseguire? Abbiamo qui questo che dobbiamo spostare qua in fondo. Ma esiste un oggetto segreto a livello a questo punto? Altri cattivi del distruttore. Basta? Ok. È Megamind. Oh, calmo. Distruggi. Che se ti blocchi nell'animazione di attacco melee poi alla fine, perché non ti puoi più muovere. Allora, siamo arrivati alla tana del distruttore. Eccola qua, guarda che bello e che fiero che è la sua tana. Comunque, dobbiamo... Ecco fatto. Dobbiamo prendere l'esplosivo. Ah, due ne dobbiamo prendere addirittura. Allora, calmi tutti. Aspetta che distruggo le sedie del ristorante. Di ristorante di patatine, tra l'altro. Pie tap, fat food. Grazie. Allora, c'è altro? Mi sembra di no, però aspetta un secondo. Se abbiamo spostato questo... Calmo. Megamind. Oh. Ecco qui. No. Vediamo cosa c'è dall'altra parte. Ok. Ah, dall'altra parte c'è questo. Ok, c'è il... Il detonatore. Tu torni indietro da sola, vero? Io intanto scendo. Allora, prendiamo esplosivo numero 1. Andiamo a spostarlo al cavo numero giallo. Ecco qua. Ne manca solo uno. Andiamo a prendere l'esplosivo numero 2 e lo spostiamo al cavo numero giallo, numero rosso. Ecco qua, perfetto. Adesso dovresti poter utilizzare l'interruttore. Va bene. Sembra che dovrai trovare un modo per andare avanti. Chissà come dovrei fare. Non dovrò usare la gru che ho usato 2 secondi fa. Comunque, con quanta vita siamo rimasti? Vorrei dirvelo. Ma, giusto curiosità, come al solito. Giustamente è un gioco programmato per i bambini e un bambino magari pensa: oh, c'è la scatola, devo spostare la scatola per poter passare avanti. Cosa che penso anche io, perché io penso in modo... Guarda, più... è la parte che stavamo cercando. Oh, in modo più elaborato. Penso, ok, ci sarà un muro invisibile che in ogni caso non mi farà passare. E invece no, tranquillamente. Stupendo! Un altro componente per la mia macchina e di E siamo sopravvissuti, è una cosa incredibile. Basta? Finito il livello? Pensavo avremmo fatto a botte con il distruttore io. Torna al nascondiglio. Ma come si potenziano le armi? Qualcuno me lo spiega? Il campione del centro città. Signore, le notizie parlano gara di attività trapod. Del sindacato catastrofe nel centro città. Vorresti mega abilità. Ah, scusa. Sindacato catastrofe nel centro città. Cosa sono tutti questi trofei che stanno arrivando? Che palle ogni volta sto coso che mi fa vedere i crediti del gioco. Allora, aspetta un attimo. Dai un'altra mano di cera. Fammi prendere tutti gli oggetti. Molto bene. E dov'è? Ah, eccolo qua, lo stereo. Come faccio a potenziarmi? Ah, devo riselezionarti. Allora, con calma. Io potenzierei il guanto. Gittata aumentata, sì. Gancia per 3, sì. Aggancia per 4, perché no? Vai. Ci sono rimasti 2000. Aumentiamo la gittata anche di questo? No.
Mi sa tanto che questa in realtà è l'arma più base che abbiamo. È la più base. Quindi per adesso... però aspetta, chi mi dice che sono io a selezionare che arma utilizzo? Chi mi dice che al prossimo livello non mi fa usare la pistola? Andare al quartier generale del sindacato catastrofe e rovesciare i loro bidoni. E rovesciare i loro bidoni. Completo un'ambizione senza morire. E ok. Sbloccarmi il gioco gara fra pod con Megamind. Completa il livello centro città. Ok, abbiamo preso tre, anzi quattro, con una facilità disarmante. Tra l'altro era 3000 e non 5000. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.